Io sono Giacomo, lui Mattia, siamo di Fotogrammi Radio Statale, l'unico programma di cinema dell'università, della radio dell'Università di Milano. E sono molto contento che oggi possiamo scambiare due chiacchiere. Prima di tutto, tanti tanti complimenti per il tuo ultimo film, perché riesci a portare con estrema, che poi non è cioè, ma con estrema semplicità la vita di una comunità sullo schermo. La mia domanda andava diciamo, a focalizzarsi diciamo, sul genere del tuo film, perché se uno va subito a cercare su internet o così viene catalogato come documentario, ma è un po' approssimativo dire documentario, perché comunque nel cinema c'è sempre, su tante teorie, dal cinema da verità al realismo così, c'è sempre come sapere una parte scritta. Io volevo chiederti fino a che punto è stato scritto, quanto c'è di te in questo film e quanto è la realtà, la vita della comunità di Baton Rouge della Louisiana. Certo, è difficile definire con chiarezza quello che è il mio approccio. Poi per ridurre poi il discorso anche a minimi termini posso dire di scritto, convenzionalmente scritto, non c'è niente. Non scrivo, ma non perché io perché a me non piaccia scrivere o prepararmi, semplicemente è un dispositivo già ben lubrificato, collaudato, che mi permette poi di passare testimone, quindi far sì che siano i personaggi a guidarmi nelle loro storie, quindi meno scrivo e più controllo passa la loro parte. E che mi interessa, perché sono loro a scrivere a quel punto, a condurmi, in modo anche molto tortuoso, a condurmi nelle loro storie. Poi la vera scrittura non scrittura, avviene in fase di montaggio. Questa non è una novità, siamo in molti, molti cineasti che poi qui ci definiscono anche cineasti del reale. Molti cineasti del reale lavorano in questo modo, scrivono a montaggio, quindi anch'io faccio la stessa cosa. Scrittura, ma questo però non è un progetto, non faccio in modo, non è un qualcosa di rigido, è un qualcosa di... non mi precludo la possibilità di scrivere. Lo farei e penso di farlo, di tornare a farlo. Ci sono film per i quali ho scritto qualcosa, ho scritto il trattamento, ho anche scritto dei copioni. Forse è possibile farlo quando l'asse, poi il lago della bilancia si sposta verso di me, quando vedo che c'è bisogno di controllare il progetto, anche il decorso, la gestazione di questo progetto, quando ho bisogno di controllare la gestazione. Allora scriverei, per questo momento mi limito ad osservare. Quindi posso dire che hai seguito i tuoi personaggi, le persone che hai conosciuto e poi dopo, cioè tutto quello che si vede sullo schermo è tutto al 100%. Allora, qui torniamo, qui passiamo ad un altro, qui passiamo ad un altro aspetto che... sull'osservazione e la ricostruzione. Cioè, il mio approccio è duplice, cioè l'approccio di pura osservazione, c'è l'approccio di reenactment, c'è l'approccio della rimessa in scena di alcune situazioni e quello se lo condivido con i personaggi. Quando si viene a parlare di un qualcosa che già che è già accaduto, conversazioni che hanno già avuto luogo, chiedo sempre se esiste la possibilità poi di tornare su degli argomenti. A quel punto sono i personaggi a decidere qualora ciò potrebbe accadere di nuovo o meno, però esiste, c'è un mio intervento di controllo su questa osservazione, quindi un'osservazione controllata, anche lì non sono io ad inventare un processo, un approccio del genere, un approccio che adotto. Un altro aspetto su cui mi piacerebbe soffermarmi nel tuo film è che sì, racconti la vita, ma c'è molta arte, c'è l'arte cinematografica, la fotografia è meravigliosa. Vorrei anche chiederti la scelta del bianco e nero, particolare, ma soprattutto io ho notato che parli di una comunità, di minoranze, quindi c'è l'elemento della collettività, ma in tutto il film ci sono primi piani. La mia lettura del primo piano è che per me un primo piano può dire più di mille parole, cioè già un primo piano di qualcuno, se è girato come dire, con l'arte, con una buona regia, si può anche rimanere in silenzio e è già detto molto. Quindi volevo magari se ti rivedi in questa mia lettura del primo piano e comunque perché
film sulla collettività e poi tanti primi piani. Sì, il primo piano, questa è una scelta, devo dire innanzitutto che io a livello di forma sono molto rigoroso, quindi anche lì c'è un certo rigore in cui approcciamo poi le riprese. Io e Diego Romero, il mio collaboratore storico, parliamo moltissimo di quello che deve essere l'approccio, quindi tutte le scelte sono scelte che avvengono a priori sull'approccio estetico. Il bianco e nero ovviamente, il bianco e nero mi garantiva una continuum con tutta l'iconografia del momento storico più importante dell'America nera contemporanea, che è quello delle lotte per i diritti civili degli anni 60. I primi piani, come dici tu giustamente, il primo piano permette a queste persone di esprimersi con i volti e con le parole, ma c'è di più. Il primo piano mi interessava proprio per estrapolare, per estrarre i personaggi, per sradicarli dal territorio. Non volevo che fosse un film confinato ad un ambito territoriale, così come non volevo che fosse confinato a uno spazio temporale. Volevo la continuità temporale negli anni 60 doveva essere rafforzata ancora di più con un'estensione dei limiti geografici, perché poi questa è una storia dell'America nera, non della Louisiana e del Mississippi. Quindi il primo piano anche mi permetteva di isolare i personaggi, per certi versi di renderli icone così come lo erano i grandi oratori grandi degli anni 60, da Martin Luther King a Malcolm X e tantissimi. Devo dire che l'effetto è riuscito, perché per me è stata una cosa che ho notato subito e mi è piaciuto tantissimo. His race, you don't know what your race is? Black, white, Latino, Asian, Mexican? Puerto Rican, what he was? Black, white, what? He was black, right? Yeah. All right, so say black. Just what y'all know. Look, race is you black, white, that's what your race is. So he's black. Your color is like if you're light-skinned, caramel, chocolate, brown, all that. That's your skin color. But not your race. So you could be light-skinned and people still know that you're black. Yeah, people know that you're still black, so whatever color you are doesn't matter, it's what race you are. Allora, questo non è il suo primo film ambientato in Louisiana, infatti tre anni prima che uscisse What You Gonna Do When the World's on Fire era uscito Louisiana. Quindi diciamo che hai una una fascinazione verso lo Stato della Louisiana e comunque il problema delle minoranze all'interno dello Stato. Quindi perché una persona che comunque da un punto di vista geografico sarebbe totalmente avversa a questi problemi che sono molto legati al territorio? Una persona italiana, quindi, che è molto lontana da questo Stato, comunque dagli Stati Uniti in toto, decide di si affascina così tanto alle problematiche di queste persone e decide quindi di farci ben due opere d'arte al riguardo. Qual è l'obiettivo? E il cinema può avere un obiettivo legato a queste problematiche? Innanzitutto, io vivendo in America da quasi 19 anni, sono americano naturalizzato, quindi sento l'America, così come l'Italia, è un paese di appartenenza al quale appartengo, quindi con questi film io racconto il mio territorio. Io vivo nel Texas, stato attiguo alla Louisiana, e vivo nel Texas del centro-sud, quindi comunque dove la rappresentazione e anche la distribuzione razziale è abbastanza bilanciata. Poi si passa al Texas dell'Est, che è completamente bianco, estremamente con i focolai di razzismo estremi, e poi si passa alla Louisiana in maggior parte nera. Quindi per me, io ho già fatto lavori sull'Est del Texas bianco, reazionario, razzista, e per me si è trattato di
oltrepassare quella soglia e andare ad esplorare cosa c'è al di là del Texas dell'Est. Beh, parliamo, ci sono dei cittadini come quella di Jasper al confine tra la Louisiana e il Texas dove ai neri non è possibile vivere. Nel 2008 un nero ha avuto il coraggio di traslocarsi a Jasper, è stato ucciso, hanno attaccato una macchina, lo sono trainato in strada, l'hanno ammazzato. Quindi per me si trattava di valicare quella soglia e andare a esplorare l'America Nera. Comunque mi sento, questo è un territorio di appartenenza, parlo la lingua, parlo lo slang e poi il fatto che io sia italiano di origine americana d'adozione mi permette di avere anche un costante metodo di comparazione con quella che è la mia situazione di origine, comunque dove vengo anche dalla zona costiera delle Marche, dove si assisteva all'influsso di africani già negli anni 70 e assistevo anche lì a popolare di razzismo fortissimo. Quindi ritrovo una situazione analoga, diciamo? Per certi versi ci sono delle cose che dialogano, perché c'è una dialettica tra le due situazioni, c'è questo doppio punto di vista che comunque mi aiuta quando si tratta poi di andare a interagire con la gente. Il film si chiama What You Gonna Do Where the World Is on Fire, è stato girato nel 2017, ma la domanda che volevo chiederti è: il mondo in quelle zone è ancora a fuoco, considerato anche le ultime vicende politiche, anche su scala nazionale negli Stati Uniti, dove di certo non ha portato una speranza per quanto riguarda il razzismo istituzionalizzato. E quindi appunto la domanda che volevo chiederti è ancora a fuoco, e se lo è, come ci si deve rapportare? Focolai ce ne sono sempre stati. A me la mia speranza è che non si finisca per pensare che le fiamme, se vogliamo rimanere così, fatte anche della, utilizzate metafore anche più spicciole, in modo spicciolo, però che le fiamme non brucino solo in certe aree del mondo come il sud statunitense. Basta girarsi, se io volto, giro dall'altra parte e guardo cosa sta succedendo in Europa, potrei anche dire in questo momento il continente che arde è proprio l'Europa. Detto questo, qual è la riflessione? La riflessione è difficile, facile, cioè lì il problema è che le fiamme non bruciano allo stesso modo per i bianchi così come per i non bianchi, quindi il mio film è solo un punto di partenza dal quale può riflettere sul da farsi. Di quello che manca per i non bianchi è una presenza la rappresentazione istituzionale, quindi il cambiamento parte dalla rappresentazione istituzionale, e quando ciò non avviene, così come non sta avvenendo in America, tantomeno in Europa, e allora è difficile poi parlare di fiamme che si spengono, molto difficile parlare di soluzioni quando non esiste la rappresentazione istituzionale. Sì, diciamo che ci sono disparità innegabili. Il problema è l'istituzionalizzazione dello stesso. Sì, la formalizzazione di certi comportamenti. Non solo, parlo proprio di rappresentazione politica, proprio di rappresentazione politica in ogni ambito. In Europa come in America il potere è appannaggio della maggioranza bianca. E quello è un problema strutturale. Non c'è soluzione se non esiste un cambiamento a livello politico. Certo, se non esiste una voce non si può fare niente. E questo è rappresentato anche con il fatto che ci sono i New Black Panther nel tuo film, che sono un movimento che cerca di fare una differenza all'interno dello Stato. L'importanza della presenza dei Panther è proprio quella, perché le Panther sono un movimento grassroots, un movimento che parte dal basso e al tempo stesso, a prescindere dalle fiamme, dalla temperatura delle stesse, il fatto che ci siano, esistano ancora movimenti grassroots, significa che la resistenza poi si mantiene
cosa importante, poi alla fine dal film si vince anche questo, e dalla mia esperienza personale, che la resistenza è l'ultima a morire. Perfetto, grazie mille. Grazie, grazie. You should know why I'm teaching you how to fight. To protect yourself. Because nowadays, people don't fight. They like to shoot.